Allora, grazie Presidente. Noi in realtà con questo emendamento andiamo a sostituire il punto 10 del deliberato, quindi è un emendamento che elimina il punto 10 della delibera così come protocollata e ne aggiunge un altro. Questo punto aggiuntivo per noi è un punto fondamentale perché, come è stato detto anche in discussione generale sulla delibera, sicuramente questa delibera cerca come obiettivo quello di migliorare la lavorazione delle pratiche, quello di rendere la procedura più snella, più trasparente, cerca di applicare al meglio la normativa. Tuttavia è lampante ed è sotto gli occhi di tutti che a causa della successione del tempo di varie leggi, la cui applicazione risulta ad oggi contraddittoria, a volte poco comprensibile, tenendo conto delle varie sentenze che si stanno susseguendo nel tempo, che creano anche malesseri e malumori da parte dei cittadini, chiediamo appunto con l'introduzione del decimo punto nel deliberato al sindaco e alla giunta di adottare tutti gli atti di competenza al fine di sottoporre al governo della Repubblica Italiana queste questioni e queste problematiche relative ai problemi delle trasformazioni e dell'affrancazione degli immobili nei piani di zona, perché, e credo che su questo saremmo tutti concordi, una effettiva risoluzione del problema si avrà soltanto quando si metterà mano a livello legislativo, che quindi non è di nostra competenza, a tutto il quadro normativo che nel tempo si è costruito e che, come ripeto, è spesso in contraddizione. Quindi con l'emendamento chiediamo anche come Comune di Roma che il sindaco e la giunta si facciano portavoci di quanto, diciamo, ha messo in evidenza quest'Aula e che ci sia proprio la necessità di un intervento a carattere legislativo. Grazie. A lei.